buongiorno, questo è un bellissimo tovagliolino di Tiger. E buongiorno, benvenuti a tutti, perché questo è un nuovo Cosa mangio in un giorno. Iniziamo dalla mia colazione. Vi faccio vedere qui la frutta che sto mangiucchiando. Ci sono anche delle mollichette perché stavo mangiando gli abbracci del mulino bianco, che si trovano tranquillamente anche qua a Londra. E quindi di frutta ho i kiwi, mangio due kiwi e un po' di questo, l'anguria. È un'anguria super dolce. Questo biscottino qua, un altro biscotto, è con i fichi, è ripieno di marmellata di fichi. Ecco qua, questa è la confezione. Si chiama Fig Rolls e come vedete è bello, una botta di vita. Un sacco di zuccheri, vabbè, ci sono i fichi. E poi sto bevendo il mio tè, il tè di questa mattina. Vedete, dentro ci sono sempre le mollichine perché ci ho messo dentro gli abbracci. Ed è un tè particolare, vi faccio vedere, nuovo. Questo qui, al cocco e mango di Twinings. Io compro questi tè al supermercato, qui si vendono al supermercato, è un tè verde ed è molto buono perché si sente il profumo del cocco e anche l'aroma del mango dolciastro, questo tipo di pesca, e quindi devo dire che è un buon tè, mi piace. Io di solito non amo molto il cocco, però ho fatto bene a provarlo perché è buono. E ho preso anche le mie multivitamine, queste qua, e stamattina non ho il probiotico, però quindi stanno proprio finendo. Niente probiotico. Poi ho comprato anche delle albicocche secche, sono buone da mangiare così come snack, una o due albicocche. E ho anche le pere secche, che sono buonissime, infatti stanno scarseggiando, me ne sono rimaste 4. Quando compro queste cose qui secche, controllo sempre che non ci siano gli zuccheri aggiunti, perché sennò insomma non va tanto bene. Vabbè, qui ci sono anche i panini al latte e la marmellatina di albicocche, ma questa mattina mangio soltanto appunto la frutta, i biscottini e niente, così. Va bene, quindi questa è la mia colazione. Io adesso vi saluto e ci vediamo più tardi per il resto della giornata mangereccia. Oggi vi dico che andrò a mangiare fuori, quindi rimanete con me, vi porterò in qualche ristorante londinese. Ed eccoci all'ora di pranzo, sono al Borough Market e vado a mangiare in questo ristorante che si chiama Padella. È un ristorante specializzato in pasta e i proprietari sono inglesi ma hanno studiato l'arte della pasta in Italia. E qui vi faccio vedere il menù, io sono in prima linea, qui si vedono tutti i cuochi che lavorano, spadellano e aspetto il mio antipasto. È arrivato il mio antipasto ed è una bruschetta con i fagioli, buona e gustosa. Qui si mangiano cose un po', diciamo, rustiche, buone, saporite. Insomma, non è per chi, questo ristorante non è per chi sta a dieta. E questa è la mia pasta, sono delle pappardelle con un ragù fatto con il fegato di pollo, che a me piace tantissimo, ma ci sono anche quelle ragù alla bolognese, insomma altri piatti. E sopra c'è il parmigiano e sono buonissime. E qui siamo nel pomeriggio, cioè dopo aver mangiato, dopo il pranzo, andiamo da Yolkin a prendere il gelato. E questo è un gelato molto particolare, adesso vi faccio vedere, questa è la gelateria, perché i gelati sono racchiusi dentro dei gusci di macaron e sono veramente golosissimi, molto buoni, potete scegliervi il gusto che volete mettere dentro. Io ho preso questo qui al frutto, ai frutti di bosco, e c'è anche quest'altro al mango. Vi dico, sono proprio buoni, quindi se volete provare un gelato diverso andate da Yolkin. E adesso sono in questa bellissima tea room a prendere un tè che si è trasformato poi in un afternoon tea, ovvero una specie di aperitivo, perché insomma ci sono cose salate, cose dolci, c'è lo spumantino e c'è tutto il tè. Io veramente ho preso una tisana ai frutti di bosco, ma mi piace troppo questo rituale inglese appunto del tè. Quindi dopo una passeggiata piuttosto lunga abbiamo deciso di prenderci questo tè aperitivo. Qui ci sono i
cupcake, c'è questo cupcake qui, poi ce n'era un altro con lampone, e un po' di torta al cioccolato, qualche macaron, qui vabbè c'era il cupcake al cioccolato che ho fatto fuori. E poi una cosa molto buona, oltre appunto a questa tisana, sono i marshmallow fatti proprio in casa. Questi sono facili da fare, un giorno vi faccio vedere la ricetta perché li so fare pure io. E quindi niente, continuo a bere il tè, ci vediamo dopo per la cena. Ed eccoci all'ora di cena. E nel mio piatto c'è questo, che è un filetto di sgombro, ed è uno sgombro di quelli, insomma, tipo affumicati, affumicato, sì. E poi ci sono c'è un po' di insalata, insalata mista, con i peperoni, la cipolla, ci sono anche dei pomodori, qui ci sono anche degli asparagi, che ho cotto un po' troppo, infatti sono diventati tutti mosci mosci. Vabbè, ce li mangeremo così, a me piacciono più croccanti. E poi qui c'è la mia solita insalatina, vabbè, le verdure che io faccio saltate, i germogli di soia, delle foglie di cavolo e poi la cipolla, eccetera, le carote. La mia acqua e qui vabbè ci sono questi cracker al riso, di riso, che sono buoni, insomma, come per sostituire il pane, mettiamola così, e poi vabbè dei pomodorini. E questa è la cena di stasera, insomma è una cena così molto leggera, perché abbiamo veramente mangiato troppo durante questa giornata mangereccia. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se volete vedere altri video cosa mangio in un giorno, e vi ricordo che ci sono ogni mercoledì dalle 8 del mattino, e niente, se mi lascerete un commento io vi risponderò. E adesso metto un po' di aceto qua sul mio sgombro perché mi piace con l'aceto di mele. Vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!